incontriamo Riccardo Maggi a questo convegno. Riccardo Maggi, consigliere comunale al Comune di Roma, è eletto nella lista civica per Marino Sindaco. Riccardo, come sta andando questo convegno? Ma mi sembra che stia andando molto bene come partecipazione, anche come livello degli interventi, dei relatori. Noi abbiamo deciso di fare questo convegno Roma chiama Europa perché come militanti radicali abbiamo constatato negli ultimi anni, in una serie di ambiti di governo locale, una realtà tragica delle istituzioni sia locali sia nazionali, che di fatto si comportano e si muovono al di fuori del diritto europeo. Quindi ricorrere per noi con gli strumenti che il diritto europeo ci mette a disposizione, cioè aprendo un dialogo con la Commissione europea e in alcuni casi ricorrendo alla Corte europea dei diritti dell'uomo, una necessità proprio per opporsi da una parte alla reazione che di solito c'è nelle istituzioni quando si segnala che una prassi di governo locale in diversi ambiti, noi l'abbiamo visto nell'ambito ambientale, quindi della gestione dei rifiuti, ma anche dell'inquinamento ambientale con lo sforamento sistematico dei appunto livelli di polveri sottili, di benzene, ma anche per quanto riguarda la possibilità di accedere al mare, quindi la libertà di fruire del mare e la concorrenza nell'affidamento ad esempio delle concessioni demaniali marittime, ma sui temi della trasparenza, ovviamente sul tema della giustizia, che è la battaglia centrale radicale del Partito Radicale negli ultimi anni. Su tutte queste questioni e su molte altre abbiamo ritenuto necessario ricorrere all'Europa, l'abbiamo fatto già ad esempio nel mese di ottobre proprio sulla questione delle discariche della provincia di Roma e della provincia di Latina, perché crediamo che appunto questo richiamo all'Europa sia un ultimo estremo tentativo per far tornare nella legalità europea le istituzioni locali di Roma Capitale e anche quindi le istituzioni nazionali. Bene Riccardo, è un'azione abbastanza complicata la tua all'interno del Consiglio Municipale, ci stanno un po' di pratica a volte anche burocratiche che cercano di accampare tempo anziché prendere in mano la situazione e fare delle modifiche, un po' quello che è accaduto per quanto riguarda l'anagrafe dei rifiuti, che è stata una battaglia abbastanza dura e lunga, difficile, però insomma pare che sia arrivata in porto grazie a te. Sì, in quel caso lì siamo riusciti, appunto quello era uno strumento, quello dell'anagrafe dei rifiuti, che dovrebbe garantire quel minimo di trasparenza sui dati del ciclo dei rifiuti, che sono la premessa indispensabile perché ci sia un ciclo dei rifiuti che si chiude in maniera legale, quindi nel rispetto dei diritti dei cittadini e nel rispetto della legge. Ripeto, di solito il riflesso che si trova anche all'interno delle istituzioni legali quando si fa un richiamo a una violazione del diritto europeo è un riflesso, diciamo che se tutto va bene è un riflesso di fastidio, cioè sostanzialmente un riflesso di tipo non solo anti-europeista, ma che considera l'istituzione europea come un'istituzione che fa un'ingerenza in un ambito. Noi crediamo che bisogna non solo reagire rispetto a questo riflesso della classe dirigente romana, ma bisogna invece utilizzare tutti gli strumenti che i cittadini hanno a disposizione per adire appunto a questo livello sovranazionale. Grazie Riccardo Maggi. Grazie a voi.